Signori miei carissimi, ben ritrovati in questo nuovo video in compagnia del vostro carissimo Sway. Mi vedete un po' la faccia così, diciamo, turbata, perché mi sono alzato da poco. Quest'oggi è un bel sabato, non so quando uscirà questo video, considerato che adesso c'è tutto il boom per Destino Splendente. Quindi non ho in programma di farlo uscire tra qualche giorno, ma magari un po' più avanti. Lasciamo scemare un attimo tutta questa bufera, tutto questo hype per Destino. In questo modo possiamo dare a questo video il giusto interesse, ecco. Ragazzi, detto questo, prima di cominciare, io direi di lasciare subito un bel mi piace al video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ovviamente di seguirmi su tutti i miei social, soprattutto su Instagram, li vedete qua sotto i miei social. Io direi subito di partire spiegandovi che cosa ho intenzione di fare in questo video. Come avete visto dal titolo, lo scopo di questo video sarà quello di dimostrare la teoria del peso che ho spiegato in uno dei video precedenti. Ve lo lascio qui in scheda, in questo modo se ancora non avete visto quello, prima andate a vedervi quello, dopodiché tornate su questo video di qua. Vi spiego comunque il contenuto di quel video in sintesi. Abbiamo visto che nel caso in cui all'interno di più bustine il peso, la somma del peso delle comuni non comuni, della reversa e dell'energia e ovviamente del codice è uguale, allora a quel punto possiamo trovare la carta rara regular, quindi possiamo distinguere dove c'è la semplice rara, non olografica, non V, non tutto, semplice rara, la carta che vale meno di tutti. Però ripeto, questo solo nel caso in cui il peso di tutte le altre carte sommate è lo stesso in tutte le bustine. Ma questo, ragazzi, non si verifica sempre, perché come ho fatto vedere in quel video, ci sono delle comuni che hanno un peso diverso rispetto a tutte le altre e delle non comuni che pure queste hanno un peso diverso, pesano più o meno rispetto alle altre carte della stessa rarità. Di conseguenza, io non ci metterei la mano sul fuoco su questa teoria del peso. Questa è una prova che stiamo andando a fare e ho deciso di comprare questa collezione di poteri alleati perché all'interno c'è un'espansione che è discreta, ovvero sintonia mentale. Un'espansione in cui possiamo trovare delle carte molto interessanti, a parte il Mewtwo e Mew, ci sono delle alternative artwork molto belle. E quindi ho detto, piuttosto che andare a comprare in edicola sfuse le bustine di sintonia mentale, prendo questa collezione poteri alleati che contando solo le 8 promozionali noi andiamo circa a recuperare 40 euro perché ad oggi il valore di queste 8 carte, ovviamente dico 8, ma quelle che valgono di più sono una, due e questa qua vale qualcosina, un 3-4 euro. Comunque, con queste tre carte noi ci andiamo a rifare 40 euro. Considerando che questo tutto io l'ho pagato 54 euro, capirete bene che io con 14 euro mi vado a spacchettare 8 bustine. Quindi ho detto, piuttosto che andare a comprare in edicola, mi compro questo e ho 5 bustine uguali di sintonia mentale in questo caso e vado a fare questa prova. L'alternative artwork ovviamente si trova al posto della reverse, ma questo non incide, cioè non riusciamo ad individuarla perché il peso dell'alternative artwork è il medesimo della reverse. Quindi noi lo scopo è quello di individuare le bustine in cui c'è la rara normale. Adesso, ragazzi, non perdiamoci in altre chiacchiere, io direi di andare a spacchettare questo spettacolo. E vi faccio vedere, vi faccio apprezzare, grazie a questa camera stupenda, le promozionali. Ragazzi, vi faccio uno zoom. Abbiamo questo Glaceon normalissimo. Poi questo Leafeon, anch'esso normalissimo. Così, ok, perché se no non mette bene a fuoco. E poi questo Regigigas olografico, che non è niente male. Andiamo a vedere invece la roba più succulenta, partendo da quello meno interessante, cioè che è questo Carracosta.
che non mi dice niente. Ok ragazzi, ho tolto un attimo quello che avevamo dietro perché mi sono accorto che la plastica faceva un attimo di riflesso e dava un po' di problemi. Ecco, adesso possiamo apprezzarla in tutto il suo splendore. Ok, già questa di qua ha gli angoli leggermente meglio, ma sono tutti abbastanza rovinati. Poi abbiamo questo Umbreon e Darkrai. Mamma mia ragazzi, che carta. Che carte stupende, ma come fanno a fare delle promozionali così belle? Wow. Ovvio, così ti obbligano a comprare 50 e passa euro di prodotto. Bello, bello, bello. Anche qui il problema sono sempre gli angoli, perché poi il resto della carta è veramente in perfette condizioni. E infine, Espeon e Deoxys. Anche questa ragazzi è una carta veramente stupenda, stupenda, bellissima. Anche dietro, ottimo, sempre gli angoli. Ok, e allora, eccoci qua. Abbiamo 1, 2, 3 pack con l'artwork di Mew e Mewtwo, una con l'artwork di Espeon e Deoxys e l'altra con l'artwork di Darkrai e Umbreon. Quindi non abbiamo nemmeno l'artset. Cioè, che fortuna. Quindi, ricapitolando, quella che pesa di meno è 22,22 e la mettiamo qui. Poi abbiamo quest'altra, 22,38, e la mettiamo qui. Quest'altra, 22,38, e la mettiamo anche qui. E 44, la mettiamo qui. 22,56 la mettiamo qui. Quindi la più leggera pesa 22,22 e la più pesante 22,54 con una differenza di 32. 32 di differenza. 32 di differenza cosa significa? Significa che o qui dentro abbiamo comuni e non comuni che hanno un peso maggiore rispetto alle, no alle comuni e non comuni che troviamo qui, e questo è dovrebbe essere molto probabile. Quindi soltanto le comuni e non comuni hanno un peso maggiore, oppure ce n'è solamente qualcuna che ha un peso maggiore qui di, no di comune e non comune, tipo 1 a 2, e in più qui abbiamo una rara normale e qui abbiamo una carta olografica, quindi da olografica a salire. Ragazzi, detto questo, io su queste bustine non mi sento di fare alcuna previsione, nel senso che se la differenza era solo di 0,15 circa barra 0,20 da una bustina all'altra, allora noi potevamo benissimo riuscire a capire dove c'era la rara normale. In questo caso, la differenza è molto diversa fra una bustina e l'altra. Abbiamo una differenza di 0,15, per esempio, da questa che pesa 22,22 a questa e questa che pesano 22,38, quindi 0,15 circa. Mentre questa pesa 22,44, quindi qui la differenza aumenta e arriviamo circa a 0,22 di differenza. E qua aumenta ancora la differenza di 0,32, sempre da quella che pesa di meno. Quindi capirete bene che qui sicuramente c'è qualche carta comune e non comune che pesa di più. Io procederei subito a spacchettarle, mettendole in ordine e vi faccio vedere anche in questo caso dove sta la differenza. Quindi perché è possibile o perché non è possibile attuare sempre la teoria del peso. Andiamo con la prima bustina. Ok, andiamo a mettere quindi la bustina qui. Andiamo a fare il nostro trick. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok, quindi qua ragazzi, se tutto torna, ci dovrebbe essere una carta rara regular. Dynamo, poi Poipole, Snorunt, Drillbur, Dewabble, Energia,
Carracosta, Audino, Jan Mega, scambio alleato e... Ok, uno Scrafty raro normale. Quindi in questo caso le no comuni e non comuni pesavano poco. E siamo riusciti a individuare dove stava la carta rara regular. Ora anche il codice lo metto qua dietro perché poi andiamo a pesare tutto. Questa pesava 22,22. Adesso andiamo alla seconda, 22,38. Quindi se qui, ragazzi, potrò sembrare un po' logorroico, però è per farlo capire bene. Se qui le comuni e non comuni hanno lo stesso peso di questa bustina, quindi tutte le carte, a parte la carta rara, hanno lo stesso peso, allora a quel punto qui, ragazzi, troviamo una carta, diciamo, da holo a salire. E noi lo andiamo a scoprire subito. Che bello quando la bustina si apre così. Molto, molto bello. Ok. Via il codice, bustina qui, trick 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Axew, Fletchinder, Stunfisk, Onix, bello questo Onix, Finneon, Energia Folletto, Pregeball, Tauros, Tirtoga, Wimpod, ricordiamoci che qua possiamo trovare tranquillamente anche nella bustina che pesa meno un alternative artwork. Wimpod è... Ok, Scrafty. Anche in questo caso abbiamo uno Scrafty identico alla bustina prima, quindi cosa significa? Che qui dentro, ragazzi, le comuni e non comuni pesano sicuramente di più rispetto alla bustina precedente, quindi potete ben capire che questa teoria... Praticamente non si può attuare, non si può attuare facilmente, ragazzi, è molto difficile. Questa di qua pesa 22,38, quindi lo stesso identico peso di quella di prima. Anche qui, se le carte, tutte le carte eccetto la rara che troviamo qui, anzi, in questo caso, se le carte hanno tutte lo stesso peso, compreso la rara, allora qui andiamo a trovare anche una rara regular. Il codice di prima, mi ero dimenticato, lo mettiamo anche qui sotto. Codice di ora lo mettiamo qui. Andiamo a fare il nostro trick. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Anche qui, ragazzi, non sento nada de nada. Abbiamo Cosmog, Magmar, Cottonee, Snorunt, Dynamo, Energia Fuoco. Bello, Tornadus, Swadloon, Wineout, Zygarde, Holoreverse e... Ok, anche in questo caso... Come abbiamo visto, una normalissima rara. E qua la differenza di peso, come in quella di prima, c'era rispetto alla più bassa. Ok, adesso andiamo a prendere questa, che pesa 0,06 in più, quindi una differenza molto, molto, molto piccola rispetto alle altre. Ok, anche qui, ragazzi, potremmo non trovare un figo secco. Codice. Trick 1, 2, 3, 4, 1, 2. Anche qui credo che non ci sia niente. Vediamo. Scraggy, Numel, Dynamo, Poipol, Snorunt, Energia Buio, Pregeball, Scambio Alleato, Elgiem, Liquidung, Horrorverse. E ragazzi, anche in questo caso una semplicissima rara normale. E questa bustina pesava in più rispetto a quella più leggera, 20, cioè 0,22 in... No, sì, 0,22 in più. Ragazzi, 0,22 in più, che tanto, che ti potrebbe far pensare che qui c'è una carta da holo a salire come rarità. Quindi io penso che anche in questo caso, questa qua pesa i 54, quindi 0,10 in più. Ecco, forse in questo caso potremmo avere una carta che non sia holo. Forse in questo caso la potremmo avere, sempre se le altre hanno lo stesso peso, ragazzi, perché è questa la cosa difficile, che tutte le carte abbiano lo stesso peso, perché nelle nuove bustine, mentre in quelle vecchie era possibile pesarle perché tutto il resto aveva lo stesso peso, qui ormai, giustamente, The Pokémon Company l'ha capito, e il peso delle carte cambia. Il peso delle carte, cari miei, cambia. Di conseguenza non ci fanno capire più nulla. Snorunt. Dynamo, ma io sono felice di questa cosa, ragazzi, perché a me la pratica di pesare le bustine non piace proprio.
Energia fuoco, Azelf, bello. Deden, Lumineon, energia ricicloro reverse e un Victiniolo. Quindi, come abbiamo visto però, un fondo di verità c'è. Adesso ve lo dimostro. Ok ragazzi, le ho ordinate, così abbiamo tutte le carte della stessa rarità nella stessa posizione. Quindi codice 1,26,5 e qui 1,25, quindi codice uguale. Poi andiamo a vedere le comuni di quella di sinistra. 1,87. Come vedete, queste comuni pesano di più. Di solito le comuni pesano 1,75. 1,87. 1,87. Andiamo a vedere le comuni della bustina di destra. 1,87. 1,87. 1,87. 1,83. Quindi leggermente meno. 1,83, anche qui leggermente meno. Quindi in questa bustina di destra abbiamo 0,06 in più rispetto a quella di sinistra. Ricordiamocelo, 0,06 per le carte comuni. Andiamo a vedere l'energia di quella di sinistra. 1,83. L'energia di quella di destra. 1,83, quindi energia uguale. Adesso andiamo a vedere le non comuni. Quella di sinistra. 1,87, 1,87, ok, 1,87, bene, andiamo a vedere le non comuni di quella di destra, 1,87, 1,87. 1,87. Ragazzi, dopodiché abbiamo la reverse, sempre prima quella di sinistra. Ligitung U2. Wow, 2, tanto 2. E energia riciclo che pesa 2, identiche. Quindi la differenza, contando tutte le carte tranne la rara, è di 0,06 in meno della bustina di destra, cioè questa di qua. Quindi quello che c'è qui è qui, quello che c'è qui l'ho messo qui. Adesso vi faccio vedere come l'ultima carta è sempre quella che ha tanta differenza, cioè la carta rara. 1,84 e 2. 1,84 e 2. Differenza di 0,16 tra queste due. Se ben ricordate, nella bustina di destra, questa di qua, noi avevamo due comuni che pesavano 0,03 cada uno, ovvero 0,06 in totale in meno. Quindi la differenza della bustina è di 0,10. Se io vado a vedere qua dal blocco testo che mi ero scritto, la bustina, questa bustina pesava 22,44 e questa pesava 22,54. Quindi abbiamo visto come, grazie al fatto che all'interno c'erano solo due carte che pesavano poco di più, cioè poco di più nella bustina di sinistra, siamo riusciti a individuare comunque la carta olografica. Perché la differenza fra l'olografica e una carta normale, olografica come tutte le altre, Hyper, GX, GX Full Art, la differenza è sempre la stessa, è di 0,15 a 0,20. Quindi, ragazzi miei, avete visto che nella teoria del peso c'è un fondo di verità. C'è un fondo di verità.
Però la teoria del peso non si può quasi mai attuare perché la differenza del peso di tutte le altre carte esiste ed è parecchia. Quindi ragazzi, con l'unica cosa buona di questo video, ovvero queste, soprattutto queste due bellissime promozionali, visto che qua non abbiamo trovato niente, il vostro Squini vi dice, con le bustine recenti, la teoria del peso non è fattibile. L'abbiamo visto in questo video, l'abbiamo visto anche in altre occasioni, non è fattibile, quindi non fateci assolutamente affidamento. Per le bustine vecchie è un altro conto. Perché là realmente tutte le carte avevano lo stesso peso. Quindi te ne accorgevi subito se c'era la carta olografica. Almeno io parlo per sentito dire in questo caso. Però come avete visto, siccome io sono un tipo che le cose per dare una mia opinione le deve testare, io l'ho testato più di una volta come avete visto e il risultato è sempre lo stesso, ovvero le bustine non si possono pesare, quelle recenti, parlo per quest'ultime. Detto questo, ragazzi, vi do appuntamento, sì, appuntamento. Vi do appuntamento ad un prossimo video. Dal vostro Sguen è tutto, vi mando un carissimo abbraccio. Ci vediamo in un prossimo. Ciao ciao, belli miei.